che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con sé. La 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 la, e tutto questo è poesia. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio, che schiude la divina indifferenza. Era la statua nella sonnolenza del meriggio, nella nuvola, il falco alto levato. Il biglietto di presentazione per Eugenio Montale è una sua poesia giovanile, che fosse la più nota di Eugenio Montale. Sono due quartine, il cui protagonista è il male di vivere. Quindi, quale definizione più emblematica del Novecento in poesia? Il male di vivere, che è una forse continuazione, diciamo, sicuramente si può rinviare allo spleen baudelariano, al tedio leopardiano e a tutta una sequenza di vocaboli che indicano l'infelicitas, l'angoscia, ma mai come nel Novecento, in effetti, questa sfumatura, che è anche dal punto di vista filosofico dell'esistenzialismo, ha trovato espressione fertile e feconda in poesia. Il male di vivere. Montale afferma di averlo incontrato e ce ne offre tre figurazioni, che sono l'uccello strozzato che gorgoglia, la foglia cartocciata e il cavallo stramazzato. Nella quartina successiva, con perfetta simmetria, troviamo gli antidoti, le figure dei possibili ma difficilissimi antidoti al male di vivere, che sono la statua immobile nel meriggio, la nuvola e il falco alto levato, e si collegano a loro volta a uno status di divina indifferenza. Anche qui geniale la definizione, l'aggettivazione, l'indifferenza è però divina, quindi piuttosto difficile da raggiungere per l'uomo, per il quale invece sono tristemente note le tre figure della prima quartina: l'invecchiamento, l'angoscia, la morte. La prima cosa che notiamo è questa perfetta compostezza di un testo poetico in cui ci sono endecasillabi, 7 su 8, l'ottavo non è un endecasillabo ma è necessario che non lo sia, perché deve rendere l'idea del falco che si innalza e quindi è un verso più lungo degli altri. Questi endecasillabi, dicevo, rimati, ma in cui non ci accorgiamo tanto che ci siano le rime, non le sentiamo, per il semplice motivo che il lessico è di una natura, come dire, aspra, e le parole stesse preferiscono non rimanere dolcemente depositate nell'orecchio dell'ascoltatore lettore, ma rivendicare una loro autonomia aspra, come dicevo, scabra, essenziale. Ermetismo? Sì, la maggior parte degli antologisti e dei critici colloca ovviamente Montale fra gli ermetici. È ovvio però che non si tratta dell'ermetismo del primo Ungaretti. La forma è più fluida. Casomai in Montale capiterà il contrario di quello che occorse ad Ungaretti, che dalla
scabra lapidarietà del primo tempo, tornava al canto o comunque alla espressione molto fluida e melodica. In Montale, casomai, avviene l'inverso, perché la prima stagione, quella degli Orsi di Seppia, a cui appartiene la poesia che abbiamo letto, è caratterizzata da un uso ancora elettivo di versi che potremmo definire tradizionali, pur in un lessico molto nervoso e aguzzo, mentre poi, dopo le occasioni, dopo la bufera e altro, e dopo l'approdo a Satura e le ultimissime raccolte, si può parlare di morte del canto, se canto c'è mai stato. Canto che nel Novecento, come sappiamo, va sempre più incrinandosi dalla dimensione melodica. Incanto, quello creato dalla lirica tradizionale, che va sempre più offuscandosi nel disincanto. È il disincanto che è la nota più caratteristica e più evidente della poesia del primo Novecento, un disincanto che era già presente nei cosiddetti decadenti, ma in loro era ancora confortato dalla bellezza, dal senso estetico, dalla divina armonia che ancora risuonava, per esempio, nei versi d'Annunziani, mentre dai crepuscolari in avanti, quindi compreso Montale, il disincanto è davvero la nota dominante, sia da un punto di vista psicologico, perché non c'è più l'incanto del sogno, dei grandi ideali che avevano caratterizzato l'Ottocento, c'è stata una caduta degli dèi, no? Per non scomodare il solito Nietzsche con la morte di Dio. Di fatto il disincanto è quindi una condizione primariamente psicologica, ma si riflette nella forma con la caduta o comunque l'incrinatura del tono melodico, sinfonico, alto e sublime, a cui il verso, principalmente l'endecasillabo, dà particolare valore, in una nuova e più asciutta musicalità. Nella prima parte, ripeto, della produzione montaliana, comunque, ci sono ancora rime, ci sono endecasillabi, ci sono inclinazioni al melodico. Il secondo testo, che va sempre accostato al primo che abbiamo letto, è anch'esso formato da una coppia di quartine. Mia vita, a te non chiedo lineamenti fissi, volti plausibili o possessi. Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso sapore ha miele e assenzio. Il cuore che ogni moto tiene avile, raro è squassato da trasalimenti. Così suona talvolta nel silenzio della campagna un colpo di fucile. Leopardiana è la matrice psicologica, come anche nelle due quartine del Male di Vivere. Senza dubbio è Leopardi il poeta che nell'Ottocento, nel cuore dell'Ottocento, nel primo Ottocento, si rivelerà più moderno nel Novecento. Senz'altro Leopardiana, perché è un'espressione di un'angoscia esistenziale e di un senso del vivere molto disincantato. Leopardiana è anche l'osservazione del ferreo sopore che piomba sull'anima e sul cuore dopo rari momenti di emozione. Il ferreo sopore di Leopardi nella vita solitaria. Anche il giovanissimo Montale dice: ormai non provo se non rarissime volte un senso di
emozione profonda che mi scuota, né ti chiedo lineamenti precisi o possessi, rivolgendosi alla vita. Ormai lo stesso sapore hanno per me il miele e l'assenzio. E quando provo, rarissimamente, dicevamo perché il cuore è uno strumento scordato, come dirai in corno inglese, quando provo un'emozione è un'esperienza assolutamente transitoria, rapidissima, che ha subito fine, come un colpo di fucile che abbia per un attimo squarciato il silenzio di una campagna, e poi questo silenzio ripiomba, il Grand Sommeil Noir di Verlaine, e ridiventa il dominatore della situazione. E i due testi che ho scelto per introdurre Montale potrebbero essere stati scritti da persona di molti e molti anni, di molte e molte esperienze, e invece sono stati scritti da un poco più che ventenne. Gli Ossi di Seppia uscirono nel 25, quando Montale aveva quindi non ancora 30 anni, e fu abbastanza problematico riuscire ad avere questa edizione. Dovette pagare lui di persona, Gobetti, ma sicuramente già attestano una maturità eccezionale. Dicevo che sembrano più versi di una persona in età che di un giovane. Un 27enne, un 25enne che dice alla vita: per me ormai il miele e l'assenzio sono la stessa cosa, e che si dichiara esperto dell'incontro con il male di vivere, con tanta pacata e quasi distaccata melancolia. È un caso non rarissimo, ma comunque singolare. Montale, come temperamento, non è certo un appassionato della vita o un cultore né della joie de vivre né dell'entusiasmos, è un temperamento molto controllato e sfiduciato nei confronti delle promesse della vita già assai presto. Nelle poesie di Ossi di Seppia troviamo già un universo di sensazioni che ci trasmettono, ci comunicano il senso di una perenne attesa, ma è un'attesa in cui il sentimento risulta quasi corroso. Talvolta emerge una sorta di lampo, che si rivelerà poi invece ingannevole. C'è una ricerca di l'anello che non tiene, il fantasma che ti salva, una maglia rotta nella rete, come se questo giovane fosse, si sentisse perennemente proteso a una ricerca di un'epifania rivelatrice di che cosa? Di un senso che non riesce a trovare con l'intelletto e che spera di poter rinvenire. Appunto, in una epifani. Questa attesa parzialmente fiduciosa dell'evento, o meglio, dell'apparizione dell'epifania risolutiva pare svanire nella seconda raccolta, come vedremo, che è quella che porta il titolo Le occasioni del 39, in cui si accorge che l'attesa era stata vana. Sempre nella prima raccolta, quindi negli Ossi, che già dal titolo ci dicono qual è lo status psicologico, sentimentale dell'autore, Ossi di Seppia, quindi qualcosa che ha a che fare con l'aridità o una dimensione di spoglio dolore, che ce lo fa quasi immediatamente affratellare ad Eliot, con il quale ci sono parecchi punti in comune. Pensiamo alla Wasteland di Eliot,
e a questo paesaggio scarnificato che emerge dalle prime poesie già di Montale, e pensiamo anche poi al correlativo oggettivo, ci torneremo, che lo accomuna a Eliot. Il poeta non è portatore di alcun messaggio, anche questo va ricordato. Se pensiamo alle affermazioni di un Carduccio, di un D'Annunzio, di pochi anni prima in fondo, il verso è tutto di D'Annunzio, e quindi alla quasi onnipotenza che veniva collegata da questi astri fulgenti della lirica di fine 800 e inizio 900, rimaniamo sgomenti di fronte a tanta negazione della possibilità della poesia di comunicare un messaggio positivo, per usare un termine un po' semplicistico. Però è netta, chiarissima questa affermazione. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. La poesia di Montale, particolarmente nella prima parte della sua produzione, è piena di questi non. È una teologia negativa. Il non, è come se volesse toglierci subito ogni illusione, per impedirci forse una delusione successiva. Il poeta, ci dice Montale in questo testo, non può dare nessuna rassicurazione, né fornire alcuna verità, né assoluta né relativa, sembrerebbe. Vengono in mente versi di poeti inglesi, la formazione di Montale è una formazione inglese, così come quella di Ungaretti è stata francese, poeti anche successivi a lui, che si potrebbero riunire in una piccola antologia del negativo, del mood, della negazione. E queste parole che sono storte sillabe, secche come un ramo, le troviamo anche, per esempio, le dead words, le parole morte, di Vernon Watkins, un poeta che è nato un po' di anni dopo Montale, ma che dice qualcosa di sostanzialmente simile quando parla di sly words, glitter with an angel's breath, e di sooted page, una pagina nera di fuliggine, e parole che sono sostanzialmente timide o astute, mai dichiarative. Così pure in un altro poeta, sempre ingiustamente dimenticato, che è Cecil Day Lewis, in Tempt Me No More troviamo una desolata dichiarazione: My tongue can speak no comfortable words, calls to a forlorn hope, gives work and not rewards. La mia lingua può dire solo parole sconsolate, parole che chiamano speranze ormai perdute, che propongono l'opera ma non la ricompensa. Non sarà ozioso né futile ricordare che il primo libro di Cecil Day Lewis, Beechen Vigil, esce nel 1925, che è esattamente lo stesso anno in cui escono gli Ossi Montaliani. La più nota di tutte le poesie di questa raccolta non ci risolleva di molto dal punto di vista della
possibilità di rinvenire un messaggio alimentatore di vita nel testo poetico. Ed è una poesia tutta costellata di infiniti, non a caso, perché il modo infinito, da non intendersi nel senso leopardiano, ma quello di una sospensione in cui non c'è il soggetto, ma c'è la sottintesa intenzione di estendere questo status a tutti. Sto parlando di Meriggiare pallido e assorto. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare fra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Siamo esattamente agli antipodi, all'opposto della situazione enunciata entusiasticamente da Gabriele D'Annunzio una ventina di anni prima in Meriggio. In Meriggio l'estate si maturava come un pomo che l'io dovesse suggere con le sue labbra solo e progressivamente l'io si trasformava nel dio Meriggio e la sua vita diventava divina, seppure poi tacita come la morte, però intanto la trasformazione in divinità era il processo che si compiva in una situazione di compenetrazione con la natura. In Montale è impossibile questa compenetrazione, non v'è traccia di panismo, per il semplice fatto che il suo io è un io potentemente riflessivo e mai proclive ad una totale condivisione e a un, si direbbe semplicisticamente, lasciarsi andare nel grembo del padre sole che già a Hölderlin ispirava tanta poesia, in un senso di profonda comunione. Montale è sempre distaccato e resta distaccato non per un pregiudizio, ma proprio per una sua peculiare natura, che è la natura dell'osservatore. Gli infiniti sono meriggiare, ascoltare, osservare, sentire. Certo, ritorniamo alla dimensione anche pascoliana del radar, perché lui le capta tutti questi suggerimenti, direbbe Mallarmé. Però non vi è alcuna gratificazione che si possa trarre da questa captatio. Anzi, l'unica scoperta che fa quando lascia la sua posizione preferita di immobilità per muoversi è la scoperta che l'andare innanzi, il procedere dei suoi passi nel sentiero della vita non porta ad altro che a rendersi conto di stare costeggiando una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Le rime non aiutano di certo a réveiller le cœur in uno status di entusiasmo melodico, perché sono delle rime aguzze, sono delle rime liguri. Muraglia, bottiglia, non hanno certamente nulla delle rime consolatrici, ma lui vuole che sia così, o meglio, gli viene spontaneo così, è Montale. Quindi questa poesia straordinaria, meravigliosa,
da un punto di vista formale, nulla da eccepire da questo punto di vista, né potremmo né vorremmo eccepire nulla, è sostanzialmente un farmaco per chi la legge che non suggerisce alcuna guarigione. Naturalmente ci richiama Pascoli, sì, ci richiama Pascoli, segnatamente il Pascoli dell'ora di Barga, perché ho provato a fare un esperimento di contaminazio, di inserimento di alcune strofe dell'ora di Barga, anche nell'ora di Barga c'è un io nascosto che capta tutti questi suoni, frusci, bisbigli della natura, con ben altri risultati comunque. Più nostalgici, dolci e di fanciullo. Lasciami in moto qui rimanere fra tanto moto d'ali di fronde e udire il gallo che da un podere canta e da un altro l'altro risponde. E quando altrove l'anima è fissa, gli strilli di una cincia che rissa. Proviamo a inserire questi versi dopo il terzo o già dopo il secondo momento di meriggiare. Non si noterà la minima stonatura né dal punto di vista fonetico né dal punto di vista dei contenuti. Questo genere di esplorazioni che si può fare su tutti i testi che abbiamo a nostra disposizione non è certamente un mero gioco, ma rivela delle profonde affinità. E l'affinità Montale le presenta sia con Pascoli, fischia un grecale gelido che rade. È Montale o è Pascoli? È Pascoli. Però potrebbe essere già Montale. Fischia un grecale gelido che rade. Siamo in dialogo delle Mirice, no? Però è un linguaggio, è un lessico montaliano, ma erano montaliani anche il Biancica, il Verdica di Meriggio del Divino Gabriele. E insomma ci sono tutti questi rimandi, questi richiami. Sostanzialmente quella di Montale però rimane una poesia inconfondibile, perché la cifra che la pervade è quella di un contenuto sobrio e implacabile atteggiamento di osservatore disincantato, anche quando un incantesimo lo raggiunge, sembra minarne la possibilità di gratificazione. Una poesia sempre dagli ossi che non possiamo trascurare è quella in cui, sempre con grande potenza riflessiva, si rivolge alla felicità. Felicità raggiunta, si cammina per te su fil di lama. Agli occhi sei barlume che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina, e dunque non ti tocchi chi più t'ama. Se giungi sulle anime invase di tristezza e le schiari, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimase. Ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone fra le case. Questa è una riflessione filosofica, schopenhauriana, sul rischio della felicità. Quindi, sostanzialmente, ci sta dicendo che quando crediamo di averla raggiunta, ciò comporta però in noi più timore che gioia, il timore di perderla. Anche se vogliamo, è un Questo è un concetto leopardiano, ossia dovremmo sforzarci di valorizzare e godere fino in fondo il presente, l'attimo, del famoso Carpe Diem Oraziano, però di fatto non ci riusciamo e quindi abbiamo raggiunto forse la felicità che rincorrevamo, abbiamo paura subito di perderla. Nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case. Qui sarebbe divertente porre un quesito.
È il pallone del gioco del calcio o è un palloncino che è volato via fra le case? Vuol dire nel cortile di una casa a fianco a quella dove giocavano? Oppure in alto fra le case? Vi lascio con questa curiosità e con questo enigma per passare a un altro testo che è veramente epifanico, ma è un'epifania ipotizzata. Forse un mattino andando in un'area di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Uno dei più alti vertici toccati dagli Ossi, ma gli Ossi sono quasi tutti dei capolavori, in effetti, tanto che c'è l'imbarazzo della scelta per una lettura che voglia essere esaustiva. Qui che cosa ha detto Montale? Che forse lo sta ipotizzando, ma non ci crede. Voltandomi all'improvviso un giorno, vedrò in un'area di vetro il miracolo, il nulla alle mie spalle. Riuscirò a vederlo, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Qui ricorda Sbarbaro, che fu suo amico, ma anche suo ispiratore, più di quanto non si dica. Poi, come su uno schermo, si accamperanno di getto alberi, case, colli per l'inganno consueto, cioè tornerò a rivedere tutto come prima. Dopo quell'attimo, che in una dimensione mistica sarebbe l'ecstasis, ma in lui è puramente psicologico, dopo quell'attimo in cui è riuscito a vedere il nulla, sembrerebbe con gli occhi fisici, ritornerà l'inganno consueto, ciò che vediamo normalmente. Quindi c'è un sospetto metafisico in Montale. Sarà troppo tardi, me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, riecheggia in questa immagine, con il mio segreto. E torniamo sempre al concetto di segreto, che già in Ungaretti, in Pascoli, in Mallarmé ha avuto tanto spazio. Gli Ossi ci presentano anche delle poesie di più vasta estensione. Non si può tralasciare di leggere quella in cui si avverte più che in ogni altra una profonda humanitas che ribalta, fuga il sospetto di freddezza. Perché in questo testo assolutamente stupendo, Montale chiede a una forza trascendente di eliminare dalla sua anima la viltà e di guardare con occhio fraterno a tutto ciò che lo circonda. Incontro. Tu non m'abbandonare, mia tristezza, sulla strada che urta il vento forano, coi suoi vortici caldi e spare. Cara tristezza al soffio che si estenua, e a questo, sospinta sulla rada dove l'ultime voci il giorno esala, viaggia una nebbia, alta si flette un'ala di cormorano. La foce è al lato del torrente, sterile d'acque, vivo di pietre e di calcine, ma più foce di umani atti consunti, di impallidite vite tramontanti oltre il confine, che a cerchio ci rinchiude, visi e munti, mani scarne, cavalli in fila, ruote stridule, vite no,
vegetazioni dell'altro mare che sovrasta il flutto. Si va sulla carraia di rappresa mota senza uno scarto, simili ad incappati di corteo, sotto la volta infranta che è discesa quasi a specchio delle vetrine, in un'aura che avvolge i nostri passi, fitta e uguaglia ai sargassi umani fluttuanti alle cortine dei bambù mormoranti. Se mi lasci anche tu, tristezza, solo presagio vivo in questo nembo, sembra che attorno mi si effonda un ronzio qual di sfere quando un'ora sta per scoccare. E cado inerte nell'attesa spenta di chi non sa temere su questa proda che a sorpresa l'onda lenta che non appare. Forse riavrò un aspetto, nella luce radente un moto mi conduce accanto a una misera fronda che in un vaso s'alleva su una porta d'osteria. A lei tendo la mano e farsi mia un'altra vita sento, ingombro d'una forma che mi fu tolta, e quasi anelli alle dita, non foglie, mi si attorcono, ma capelli. Poi più nulla. Oh, sommersa, tu dispari qual sei venuta e nulla so di te. La tua vita è ancor tua, tra i guizzi rari dal giorno sparsa già. Prega per me allora ch'io discenda altro cammino che una via di città nell'aria persa. Innanzi al brulichio dei vivi, ch'io ti senta accanto, ch'io scenda senza viltà. Questo testo, tratto da Amerigi e Ombre, di uno struggimento molto intenso, fa trasparire quella che è una nota tipica di Montale, che è la disappartenenza. Il non sentirsi, contrariamente ad Annunzio, ma anche ad Ungaretti, una docile fibra dell'universo, il non sentirsi in comunione con l'altro e con la natura. È qualcosa che gli manca ed è qualcosa che lui implora di poter ottenere. Sta parlando però con la sua tristezza. Anche la tristezza diventa una forma viva, una compagnia. Almeno tu, mia tristezza, non mi abbandonare. Ecco, negli Ossi di Seppia ci sono quindi tutti questi spunti che hanno a che vedere, sembrerebbe sempre, con un'attesa che sarà disattesa, disillusa. Già in Le occasioni, 1939, la poesia in limine, l'esergo, lo dichiara. La vita che dà barlumi è quella che sola tu scorgi. A lei ti sporgi da questa finestra che non illumina. Il non ritorna, la finestra non illumina. È buia, e anche se è illuminata, è una luce che non illumina, è un barlume. Dobbiamo accontentarci dei barlumi. Prima sembrava a tratti, si sperava, si ipotizzava l'apparizione di un anello che non tiene, di un fantasma che ti salva, di una maglia rotta nella rete. Più tardi, nella poesia sul Lago d'Orta, parlerà di qualcosa più che un'ubbia. Invece, nelle occasioni, si rivela l'impossibilità di questa luce illuminante. Però ci sono le occasioni che costituiscono questi barlumi e che perlomeno ci accompagnano in un cammino verso l'ombra. Nelle occasioni troviamo altre perle. Siamo nel periodo più felice della produzione montaliana.
non vogliamo togliere niente alle raccolte finali, però nessuno può affermare che nelle raccolte finali ci siano delle gemme come nelle prime due. Le occasioni, ripetono la felicitas inventiva e diversi, perfetti, degli ossi. Dopo quell'incipit piuttosto scoraggiante, troviamo vecchi versi come incontro, appena letta, poesia di una certa estensione, ma estremamente elegiaca. Non dimentichiamoci che una delle prime poesie di Montale si intitolava Elegia nel 18. E poi ritornerà all'elegia di Pico Farnese. La dimensione elegiaca, benché rattenuta da questa lucidità impietosa che in lui c'è sempre, è una dimensione montaliana, che poi verrà molto sviluppata dalla sua più grande allieva, Maria Luisa Spaziani. Vecchi versi. Qui andiamo alla Monterosso delle stagioni estive in cui fin da bambino faceva villeggiatura a Montale. E qui c'è un'epifania veramente significativa, importante, anche se non rivela niente. Ricordo la farfalla che era entrata dai vetri schiusi nella sera fumida sulla costa raccolta, dilavata dal trascorrere iroso delle spume. Muoveva tutta l'aria del crepuscolo a un fioco occiduo palpebrare della traccia che divide acqua e terra, ed il punto atono del faro che baluginava sulla roccia del Tino. Cerula tre volte si dilatò e si spense in un altro oro. Mia madre stava accanto a me seduta presso il tavolo ingombro dalle carte da gioco, alzate a due per volta come attendamenti nani per i soldati dei nipoti sbandati già dal sonno. Si schiodava dall'alto, impetuoso, un nembo d'aria ghiaccia. Diluviava sul nido di corniglia rugginoso. Poi fu l'oscurità piena e dal mare un rombo basso e assiduo come un lungo regolato concerto ed il gonfiare d'un pallore ondulante oltre la siepe cimata dei pitosfori. Nel breve vano della mia stanza, ove la lampada tremava dentro una ragnata fucsia, penetrò la farfalla. Al paralume giunse e le conterie che l'avvolgevano, segnando i muri di riflessi ombrati, uguali come fregi, si sconvolsero e sullo scialbo corse alle pareti un fascio semovente di fili esili. Era un insetto orribile, dal becco aguzzo, gli occhi avvolti come d'una rossastra fotosfera, al dosso il teschio umano. E attorno dava, se una mano tentava di ghermirlo, un acre sibilo che agghiacciava. Batté più volte sordo sulla tavola. Sui vetri ribatté, chiusi dal vento, e da sé ritrovò la via dell'aria. Si perse nelle tenebre. Dal porto di Vernazza le luci erano a tratti scancellate dal crescere delle onde invisibili al fondo della notte. Poi tornò la farfalla dentro il nicchio che chiudeva la lampada, discese sui giornali del tavolo, scrollò pazza aliando le carte e fu per sempre. Con le cose che chiudono in un giro sicuro come il giorno e la memoria in sé le cresce, sole vive d'una vita che disparì sotterra, insieme coi volti familiari che oggi sperde non più il sonno, ma un'altra noia.
accanto ai muri antichi, ai lidi, alla tartana che imbarcava tronchi di pino a riva ad ogni mese, al segno del torrente che discende ancora al mare e la sua via si scava. E in questo testo c'è una tale acutezza di visione e solennità di toni, squarci fotografici di una intensità straordinaria, per cui insomma la lettura deve essere molto attenta e bisognerebbe dedicarle molto più tempo in quello che si suole chiamare un commento, che non sia una frettolosa analisi. Non possiamo non ricordare Gozzano, perché è la farfalla che è entrata e ha fatto questa pazza corsa fra gli oggetti sui quali lo sguardo del bambino si era fissato. È la Acheronzia Atropos di Gozzano. È forse un omaggio a Gozzano. Non credo una citazione inconsapevole. Siamo cinematograficamente parlando in una scena di riconoscimento di quello che un bambino può avvertire come esperienza di fondamentale riconoscimento di qualche cosa che è un incanto che rimarrà per sempre, infatti, nella sua memoria. Perché? Perché è un momento, Virginia Woolf direbbe un moment of being, che rimarrà scolpito per sempre nella memoria. È una rêverie, ma è una realtà che lui ha vissuto. Quella farfalla che è entrata nella stanza dove erano lui e la madre e che ha compiuto questo volo dissennato per poi sparire, il paesaggio all'esterno, quegli squarci allucinati e allucinanti di luce livida, il rombo del tuono, compongono un quadro d'insieme assolutamente perfetto per un poeta. Ciascuno degli esseri umani vive dei momenti del genere, forse li si dimentica se non si ha un'intensità di sentimento e di sentire, insomma. Ma il poeta li rende immortali. Due elementi sempre presenti nella poesia montaliana sono, come si è detto, il senso di disappartenenza e quindi anche una crisi di identità perenne e il non della teologia negativa che ritorna sia negli ossi che nelle occasioni. Tornando un attimo agli ossi, per il discorso relativo alla non identità e alla non appartenenza, Eugenio Montale ci dice: ciò che di me sapeste non fu che la scialbatura, la tonaca che riveste la nostra umana ventura. Ed era forse oltre il telo l'azzurro tranquillo, vietava il limpido cielo solo un sigillo. O vero, c'era il falotico mutarsi della mia vita, lo schiudersi di un'ignita zolla che mai vedrò. Restò così questa scorza, la vera mia sostanza, il fuoco che non si smorza. Per me si chiamò l'ignoranza. Se un'ombra scorgete, non è un'ombra, ma quella io sono. Potessi spiccarla da me, offrirvela in dono. Più che mai presenti, quindi, in questo testo, l'angoscia della disappartenenza e la disfatta nella ricerca disperata di un'identità precisa, il desiderio di comunicare e l'impossibilità di farlo. Vissi al 5%. È una delle tante affermazioni che corroborano il contenuto di questo testo. Veniamo alla teologia negativa del non, l'imperativo in questo caso, dalle occasioni, non recidere forbice quel volto,
solo nella memoria che si sfolla, non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e la cacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre. Faccio notare la presenza del vocabolo belletta, tra parentesi, che è squisitamente d'Annunziano. Belletta, il fango. Quel fango che perfino Giacomo Leopardi non esitava a nominare nella più tremendamente pessimistica delle sue poesie a se stesso. Rimanendo sempre nella sfera del non, qui era un imperativo, un'invocazione a una forbice di non recidere un volto, di lasciare almeno un volto nella memoria, nel tempo immemoriale, immemorabile che sovrasta la coscienza, ed ora invece è un indicativo nella poesia che mi accingo a leggere, la casa dei doganieri. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera, desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga, dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui? Ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. Il non, la negazione, è presente nel primo e simmetricamente nell'ultimo verso. Poesia più che mai dell'assenza, questa, oltre che del disincanto. Il poeta ricorda, essendovi tornato forse per caso, il luogo dove anni prima, non specifica quando, era stato con questa persona e in cui si erano vissuti sweet hours, direbbe la Dickinson, sweet hours perished here. Qui sono morte, ma anche vissute ore dolci. La interlocutrice assente è presente in questo mood nostalgico. Ma la domanda più triste a cui non c'è risposta è: il varco è qui? Ossia, ha avuto un senso il nostro incontro? Il varco, quel varco alla verità che da sempre sto cercando, forse è qui? È in questo luogo qualcosa che è collegato al ricordo di quell'incontro può svelarmi una verità finalmente? E torna alle domande ripetute più volte negli ossi. Ma non c'è risposta. E è un porsi una domanda quasi inutile. Il varco non è qui, non è da nessuna parte. Ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende, il paesaggio che fa da sfondo al sentimento illustrato, quindi paesaggio d'anima, e il ribadire finale del non, due volte, tu non ricordi la casa di questa mia sera. Io tengo un capo del filo che s'addipana nella frastornata memoria, ma tu non tieni l'altro capo.
Io non so chi va e chi resta. E la, direbbe qualcuno, location in cui si svolge la poesia resta testimone e insieme simbolo di questa assenza, ma anche di questa perdita di rotta. Perché la bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Man mano che procediamo, la riflessione sul destino umano, certamente del suo proprio, ma dell'uomo in generale, si fa più acuta e desolata. Nella bufera, che è la raccolta di Montale più complessa, in cui il linguaggio si fa più articolato, le metafore sempre più difficili e una cupezza si aggiunge alla melancolia delle raccolte precedenti. La poesia più amata da Maria Luisa Spaziani, che la recitava sempre volentieri tutta di seguito, stando in piedi, quindi facciamo anche noi così, è L'anguilla. L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi che risale in profondo sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorielli di melma finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balzi d'Appennino alla Romagna, l'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione. L'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito, l'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo immersi nel tuo fango. Puoi tu non crederla, sorella? Questo testo miracoloso è attorcigliato in modi che potrebbero ricordare la sinuosità della pioggia del Pineto d'Annunziana, ma con una densità molto più forte, molto più scabra. Le parole. Il lessico montaliano è sempre contrassegnato da questa ricerca, sono parole dure, petrose. Non a caso Mengaldo ha affrontato Montale, oltre che ad Annunzio e Pascoli, a Dante, al Dante petroso. E qui ottengono il risultato che Montale ricerca sempre, di comporre di una composizione esaustiva di un moto dell'intelletto e del cuore insieme e di una non raggiunta conquista, ma comunque di una sopravvivenza che sembra non avere mai fine nonostante le asperità del percorso. È un itinerario quello che viene descritto nella poesia. L'itinerario dell'anguilla, che come l'uomo si scava dove può e come può un sentiero, un percorso per riaffiorare poi alla luce. Amarezza, certamente, ma anche fortissima tenacia caratterizzano questi versi immortali. La bufera è altro, è definita da Contini, sede di una verità in forma di mito. La realtà della guerra, del dopoguerra, si impone prepotente, con l'apporto di tutta una serie di riflessioni e variazioni, oscillanti fra il tragico e l'etico, aiutate anche da trasfigurazioni mitologiche,
proiezioni simboliche, soprattutto femminili. L'anguilla che abbiamo letto pare sia dedicata a una donna, delle tante immagini muliebri, una delle tante immagini muliebri della poesia di Montale, la Cristofora, Clizia, Irma Brandes, che sono tutte figure che rimangono comunque lontane. Il rapporto di Montale con l'amore, il rapporto di Montale con la figura femminile resta sempre bloccato da quella lucida lontananza di sguardo e di movimento che gli abbiamo già conosciuto. La strada si è incupita, scrive Mario Petrucciani, e Montale l'ha percorsa fino in fondo, fino al punto dove essa appare sbarrata in una lucida, metafisica, insanabile rinuncia alla speranza. Tornando per un attimo alle figure femminili, Satura, 1970, vede come protagonista Drusilla Tanzi, la Moschina, la donna che Montale sposa nel 63, quindi a un'età già abbastanza avanzata, e che gli è fedele compagna nel viaggio della vita. A questa donna Montale si rivolge con l'affetto che gli consente il suo temperamento, non mai molto espansivo, ma con un calore che è testimone del legame che li ha uniti, e le dedica una serie di poesie colloquiali. Satura dice già tutto, il titolo di questa raccolta è Oraziano. La Satura è un lessico, si riferisce a un lessico estremamente discorsivo e giornaliero, quotidiano, colloquiale, si diceva. E infatti le si rivolge con un tu affettuoso, ricordando, quando lei non c'è più, molti momenti vissuti insieme. Io ho antologizzato nelle Muse del Disincanto Nel fumo. Quante volte t'ho atteso alla stazione, nel freddo, nella nebbia, passeggiavo tossicchiando, comprando giornali innominabili, fumando giuba poi soppressa dal ministro dei tabacchi, il balordo. Forse un treno sbagliato, un doppione oppure una sottrazione. Scrutavo le carriole dei facchini, semmai ci fosse dentro il tuo bagaglio e tu dietro, in ritardo. Poi apparivi, ultima. È un ricordo fra tanti altri. Nel sogno mi perseguita. Notiamo subito come il lessico, ma soprattutto il ritmo, si sia fatto più prosaico, volutamente. Non ci sono più andamenti melodici o sublimità di toni o trasfigurazioni mitologiche. È un discorso netto e volutamente all'insegna della cosiddetta morte del canto. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso 1 milione di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Un'altra dedicata al suo piccolo insetto. Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti, senza saperlo. Le riflessioni di Montale sulla storia non lasciano certamente adito a illusioni di sorta. Il quasi agghiacciante è la considerazione negativa che fa a proposito del motto latino Historia Magistra Vitae, sempre in Satura. La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso, molti anelli non tengono.
La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi l'ignora. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede. Si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non giustifica e non deplora. La storia non è intrinseca perché è fuori. La storia non somministra carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente che ti riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. Il Montale di Satura non è l'ultimo Montale. Satura esce nel 71, ma nel 74 usciranno i diari del 71 e del 72 e nel 77 il quaderno di 4 anni, di dimensione prevalentemente meditativa, queste ultime raccolte, e con sempre, dobbiamo dirlo, minore incisività a livello di immagini e di partecipazione. Il carattere di testimonianza dolorosa della crisi dell'uomo contemporaneo, di un'epoca e di un mondo divisi, che è stato riconosciuto alla poesia di Montale, si riscontra in quella sua superstite autenticità. E questa è la nota più positiva, nell'amara e insieme ironica individuazione di tutte le sfumature del male di vivere, ma anche in una lunga fedeltà a ciò che si sente e si esprime. Abbiamo condensato le parole critiche di Sergio Solmi, il suo lettore più attento e anche amico affezionato, e di Contini, che parla appunto della lunga fedeltà. Delle ultime raccolte, ho scelto nella mia antologia di inserire Sul lago d'Orta. Reca la data dell'ottobre 75, fu pubblicata dal Corriere della Sera nello stesso mese e anno. Le muse stanno appollaiate sulla balaustrata, appena un filo di brezza sull'acqua. C'è qualche albero illustre, la magnolia, il cipresso, l'ippocàstano. La vecchia villa è scortecciata, da un vetro rotto vedo sofà ammuffiti e un tavolo da ping pong. Qui non viene nessuno da molti anni. Un guardiano era previsto, ma si sa come vanno le previsioni. È strana l'angoscia che si prova in questa deserta proda sabbiosa e erbosa, dove i salici piangono davvero e ristagna, indeciso, fra vita e morte, un intermezzo senza pubblico. Un'angoscia limbale, sempre incerta fra la catastrofe e l'apoteosi di una rigogliosa decrepitudine. Se il bandolo del puzzle più tormentoso fosse più che un'ubbia, sarebbe strano trovarlo dove neppure un'anguilla tenta di sopravvivere. Molti anni fa c'era qui una famiglia inglese. Purtroppo manca il custode, ma forse quegli angeli angli non erano così pazzi da essere custoditi. Questa è una perla degli ultimi anni di Montale, a mio avviso. Nonostante la scena vagamente crepuscolare, la villa abbandonata, il giardino, l'assenza totale di sintomi di vita, il linguaggio si rivela ancora una volta nuovo, scarno, deliberatamente prosaico, non musicale, volto a evidenziare gli aspetti nudi e disanimati di un vero e proprio deserto. Le statue delle muse, gli alberi illustri, il vetro rotto, gli arredi spogli, il polveroso grigiore. Qui non viene nessuno da molti anni. Pian piano il giardino e la villa acquistano le sembianze di un palcoscenico dove non si svolge spettacolo alcuno, ma ristagna un intermezzo senza pubblico. Quasi becchettiano, come scenario. Quale rappresentazione del resto dovrebbe aver luogo? La vita se n'è andata. E la morte non sopraggiunge in tanta rigogliosa decrepitudine. Se per tanto tempo la poesia di Montale si è tesa nell'aspettazione di un evento rivelatore, di un segno, pare questa la vera e unica risposta, beffarda e innocente a quell'attendere.
Il bandolo del puzzle, nella cui ricerca ci si affanna, non è magari più di un'ubbia, né stupisce trovarlo qui, in questo limbo, immobile e sostanzialmente insignificante, dove non si compie né la catastrofe tanto temuta, né l'agognata apoteosi. Nella famiglia inglese, scomparsa non si sa come, che abitava la villa, viene fatto breve cenno nei versi conclusivi. Le muse non siedono custodi dei sepolcri, come in Foscolo, per perpetuare la memoria delle glorie umane, ma se ne stanno marmoree appollaiate sulla balaustrata. La loro armonia non vince di mille secoli il silenzio, non c'è nessuna armonia, anzi il loro stolido silenzio ribadisce la radicale insostanzialità dell'universo e del reale umano. Viene spontaneo porsi una domanda: è dunque inutile anche la poesia? Vana la sua voce se non nella dimensione del relativo? È in questo nulla il volto della verità? Non c'è davvero niente da scoprire? Nella deserta proda sabbiosa e erbosa, i salici piangono davvero per il poeta che li vede, per noi cui lo comunica, o per una loro sofferenza che può trovare giustificazione, come pure la nostra di uomini, solo in un ambito che sia altro dal conosciuto e dal conoscibile? Il semplice fatto che tale questione si ponga, anche se in termini non espliciti, basta a definire il valore essenzialmente speculativo e profondamente impegnato della poesia montaliana e di tutta la vera poesia, che indaga sempre e soltanto, senza trovare risposta, il perché delle cose. E come osserva Sergio Solmi, a proposito di Leopardi, si identifica con un esercizio strenuo e continuo di approfondimento della coscienza di esistere, per l'autore non meno che per il lettore. Falsetto. Esterina, i 20 anni ti minacciano, grigio rose anube che a poco in sé ti chiude. Ciò intendi e non paventi. Sommersa ti vedremo nella fumea che il vento lacera o addensa, violento. Poi dal fiotto di cenere uscirai, adusta più che mai, proteso a un'avventura più lontana l'intento viso che assembra l'arciera Diana. Salgono i venti autunni, t'avviluppano andate primavere, ecco per te rintocca un presagio nelle elisie sfere. Un suono non ti renda qual d'incrinata brocca percossa, io prego sia per te concerto ineffabile di sonagliere. La dubbia dimane non ti impaura, leggiadra ti distendi sullo scoglio lucente di sale e al sole bruci le membra. Ricordi la lucertola ferma sul masso brullo, te insidia giovinezza, quella il lacciolo d'erba del fanciullo. L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi. Noi ti pensiamo come un'alga, un ciottolo, come un'equorea creatura che la salsedine non intacca, ma torna al lito più pura. Hai ben ragione tu, non turbare di ubbie il sorridente presente. La tua gaiezza impegna già il futuro ed un crollar di spalle dirocca i fortilizi del tuo domani oscuro. T'alzi e t'avanzi sul ponticello esiguo, sopra il gorgo che stride, il tuo profilo si incide contro uno sfondo di perla. Esiti a sommo del tremulo asse, poi ridi. E come spiccata da un vento, t'abbatti fra le braccia del tuo divino amico che t'afferra.
ti guardiamo, noi, della razza di chi rimane a terra.